Meghan Markle e il principe Harry parteciperanno agli Invictus Games nei Paesi Bassi questa settimana. E così facendo, la coppia rivisiterà un'enorme pietra miliare nella loro prima relazione. Il principe Harry sarà affiancato dalla moglie Meghan Markle, la duchessa del Sussex, agli Invictus Games dell'AIA, ha ora confermato un portavoce della coppia. Gli Invictus Games si svolgeranno dal 16 al 22 aprile e i fan reali saranno senza dubbio ansiosi di vedere i Sussex in giro per il famoso evento sportivo. Gli Invictus Games sono un evento sportivo internazionale per il personale militare ferito e malato, e negli ultimi anni è stato ritardato a causa della pandemia di Covid-19. In qualità di fondatore di Invictus Games, Harry sarà senza dubbio felice di vedere il ritorno dell'evento, poiché è noto per occupare un posto speciale nel suo cuore come veterano lui stesso. Ma l'evento sportivo è anche particolarmente toccante per Harry e Meghan come coppia, e ha giocato un ruolo chiave nella loro prima relazione. 5 anni fa agli Invictus Games del 2017. Meghan ha fatto la sua prima apparizione a un fidanzamento ufficiale alla presenza di Harry. Meghan aveva confermato a Vanity Fair nel 2017, poco prima della sua apparizione a Invictus Games, che lei e Harry erano davvero felici e innamorati. Meghan ha detto alla pubblicazione, "Siamo una coppia. Siamo innamorati. Sono sicuro che ci sarà un momento in cui dovremo farci avanti, presentarci e avere storie da raccontare, ma spero che ciò che la gente capirà è che questo è il nostro momento." Quindi, il 24 settembre 2017. I fan reali sono stati felicissimi quando Meghan era tra la folla alla cerimonia di apertura degli Invictus Games a Toronto, in Canada, il paese in cui Meghan viveva mentre recitava nel dramma televisivo statunitense Suits. Harry e Meghan erano seduti in disparte a quell'evento, ma all'evento di tennis in sedia a rotelle il giorno successivo, la coppia è stata avvistata tenendosi per mano.